Vediamo Pietro cosa ci dimostrerà. Vediamo anche Leoni, che invece parte su uno strapiombo fortissimo, primi movimenti molto duri, poi bisogna entrare in un coordinativo di braccia molto difficile per Pronte, sia a livello mentale che a livello fisico, perché richiede veramente tantissimo. Questo vi fa capire quanto sia anche importante la fase ovviamente di riscaldamento e preparazione all'ingresso in gara che vivono gli atleti in fase di isolamento, in area isolamento. Qua invece vediamo Pietro che dopo un primo tentativo un po' indeciso trova la giusta metodo con questo aggancio di punta sullo start che gli consente di lavorare il volume grigio subito prima della zona e accoppiare per poi svincolare l'aggancio e andare campus, piedi nel vuoto e conquistare la zona al suo secondo tentativo. Un buon inizio qua per Pietro Biaggini. Vediamo adesso come risolverà la sezione successiva su questa pinzata. La bandiera del corpo. Primo movimento di nuovo fatto un po' al limite. Qua adesso deve contrarre bene bene l'addome per tenere dentro il bacino, tenere queste prese. Senza i piedi non potrai esprimere nessuna coordinazione e poi anche coordinativo. Però vedi come già al limite Leoni sul primo movimento. Qua dovrebbe esatto lanciare, ma fare azione col petto e rimanere in parete. Mentre parte Pietro Biaggini per il suo, speriamo, ultimo tentativo. Bravissimo Pietro qua a livello di strategia, ha visto quello che deve fare, ha riposato tantissimo e ora però sbaglia forse a livello tecnico nell'andare a impugnare il volume. Tra l'altro se riuscite a vedere a casa tutte le dita distese vuol dire che sta tenendo praticamente un piatto dritto. È riuscita quasi a fermare la zona, adesso vedremo se riuscirà qualcuno ad avvicinarsi alla prestazione di Leoni. Come ti dicevo, guarda, sì, che è veramente già difficile proprio impostare il primo movimento. Vediamo Elena la difficoltà che sta riscontrando, sì, adesso Elena, che bisogna già avere una grandissima forza col petto per riuscire a tenersi contro il pannello e riuscire ad andare un attimino delicata alla prima presa, anche se Leoni ci cadeva proprio dentro. Sì. Leoni invece si appendeva di più, no? Forse a quel punto. Non dimentichiamoci di Francesco che ha un attimo tentato opposta rispetto alla sequenza che ci ha fatto vedere prima Biaggini. Un attimo di difficoltà sui quattro punti per Francesco. Vediamo che riparte. Intanto Elena sta approcciando un metodo un po' più dinamico. Quello che ti dicevo prima, è un peccato perché Leoni comunque, struttura che ha contribuito negli anni a promuovere di tanto lo sviluppo dello sport arrampicata in questo territorio, avendo una seconda sala anche a, probabilmente riproverà con questa method i prossimi giri. Sembra veramente dura. Puoi dirlo, Ale. Ed ecco Francesco Marchionni che tenta di sfruttare un po' l'aderenza col piede destro ma non riesce a rilanciare alla seconda tacca montata sul volume e rientra. 4 minuti che non sei passata, è difficile che tu riesca a passare adesso. Johannes Egger che come Pietro può avere forse qui le carte in regola per cercare di, guarda come, allora, col tallone entrambi, era un anno che non li vedevo perché va bene tutto ma l'intensità di questi, soprattutto del blocco femminile, è bello carico. Vedi come comunque limitando lo sbandieramento arrivando da una presa accoppiata, quindi ha limitato molto la velocità di esecuzione, non è comunque riuscita a mantenere il corpo in parete tenendo la zona. Gran giro comunque quello di Pietro Biaggini, che a differenza di Ale Federica, che si riesce a fissare un po' meglio la seconda presa. Federica con quel pollice sinistro, sì, adesso deve andare sulla zona, mantenere la fisicità, stare alta con le spalle. Brava Fede, così. Bravissima qua Federica Mabboni, si ha porta a casa meglio questi primi una zona importantissima e poi non vuole usare il volume successivo neanche un attimo per stabilizzarsi. Lì avrebbe dovuto sì usare un attimo la, e le ha permesso di poter bloccare con la seconda presa. Vedremo se avrà recuperato abbastanza per poter ripetere lo sforzo disumano fatto nei primi
metri di blocco. Ebbene sì, ha riposato abbastanza. Bravissima Federica, che ha metabolizzato questa sequenza di movimenti. Adesso cerca con il tallone, è esatto. Bravissimo. Adesso mancano 15 secondi del giro. Brava qui, lotta veramente con tutta se stessa Federica Maboni. Penso che sia abbastanza alla sua portata, visti i movimenti. Sembra sicuramente avere un margine diverso qua in prima fase, infatti cerca addirittura di andare senza sfruttare nessun tipo di aggancio. Probabilmente l'arroganza agonistica comunque è importante in un atleta, perché è niente, prova sempre col piede alto e non legge il tempo. No. Ok, per fortuna l'ha letto. Peccato che col tallone lì forse è addirittura proprio più difficile uscirne fuori, come ci ha dimostrato anche prima Johannes Egger, che poi ha optato anche lui per andare con l'aggancio di punta, che sicuramente... Intanto tentativo nuovo per entrambe, sia per Sara Arcozzi che per Luca Boldrini, che prova di nuovo con il tallone, che si appresta ad affrontare adesso Sara. Tallonaggio che tira fortissimo. Meno di un minuto, eccolo, eccolo che passa all'aggancio adesso Luca. Adesso deve provare ad alzare. Ah, non peccato. Male, però, non male. Troppi tentativi per Luca per andare a interpretare al meglio questo primo... Dai, 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 dai. Dai, bravo, bravo, bravo. Ah, peccato. La proposta qua di tracciatori. Bene Fede, subito molto bene qui. Ma deve rigidirsi prima di andare alla zona. Bravissima. Oh, che margine ragazzi, guarda come è andata bene in controllo qui addirittura. Forse questo potrebbe essere un problema per dopo, sì. Perché c'è il rischio che non ha esatto, non ha la giusta... Ma quanto margine ragazzi, veramente dimostra di avere, sì. Vediamo qui Pietro Vidi decide di non andare, sfruttando l'aggancio sulla presa di start, e prova ad arcuare. Ed ecco di nuovo Federica Papetti alle prese con il blocco numero 1. Ah. Sì, poi che zona, cioè stiamo parlando del primo blocco dove... Sì. Eccolo Pietro che adesso sfrutta anche lui, però va di tallone. Adesso secondo me il tallone è esatto. Non... Partenza buona, 4 punti. Vediamo qui. Ah, un pochino più in affanno rispetto a prima. Decide ancora una volta per accoppiare la zona di alzare, no, il tallone. Sì, sì, ma giusto per... E adesso esatto, di nuovo d'orologio dall'altro lato. Cerca addirittura, spingendo per darsi un po' di oscillazione, riesce ad arrivare all'appiglio successivo. Adesso qui il blocco è tutt'altro che finito, che ammorbidito. Guarda come va a sedersi Federica, bravissima qua a sfruttare il primo volume. Il tappetino, passa il termine, sembrava voler andare. Sì, è un tentativo disperato quello a 30 secondi, che rischia di essere soltanto frustrante. Per trovare subito una soluzione su questo M1. Guarda come va subito in aggancio e guarda come va bene a spingere col piede destro. Bravi. Per alzarsi. Peccato, qui ha spinto troppo, gli è partita la mano piede destro, su una presa che sentiva buona. Qua dando una sbirciata all'M2 si vede che è un coordinativo, un qualcosa tipo una corsa o qualcosa. Sembrerebbe. Mentre l'F2 sembra pure tante grandi volumi a smorzare la prima parte di strapiombo. Vedremo. Intanto qua Giulia con un po' di difficoltà. È una spazzola che rende ancora più... Ah. Così aumenta un po' l'aderenza. Esatto. Ale Miscia, cambia method. Eh,
non va ancora una volta. Sembrano accusare un po' di stanchezza gli atleti in questa fase. Beh, sicuramente fase. Si stanno accumulando i tentativi. Ed ecco di nuovo Miscia che... Aspettarci questa grandissima prestazione perché non avevamo la comparazione con gli altri. Sono i commentatori sono Marco Iacono e Jean-Pierre Bovo. Però io Marco. Esatto. Ecco. Bello il blocco due maschile laggiù. Vediamo adesso Leoni approcciare il blocco femminile. Gara completamente aperta perché a parte due, cioè a parte qualche zona che però come abbiamo detto hanno un valore minore rispetto a un top. Bravissimo qua Pietro, bellissima coordinazione in questo blocco numero 2. Molto fine come coordinazione. Sì, perché si va a lanciare e poi in fase di volo bisogna centrare con l'aggancio di punta un volume per riuscire a tenere la zona che è una svasa verticale. Pietro è on fire. E qua altra. Bravissimo. Quando sei lì convinto sul tuo tentativo, come sta facendo Pietro che evidentemente sta gareggiando un po' anche senza magari eccessive pressioni. La difficoltà di Leoni su questo primo movimento, bisogna entrare nella spalla, rimanere alti per poi andare a fare mano piede, quindi diventa un pelo di mobilità ma anche di braccio perché sì. Metodica come ci ha dimostrato durante la semifinale, solo che in questo movimento la spalla lavora veramente un sacco. È riuscita a passare adesso. Vediamo come affronta la sequenza successiva, prova ad allungarsi per andare a cercare un aggancio, riesce a tenere il volume subito prima del top della zona, mentre qua vediamo di nuovo Pietro alto, va a oscillare. Peccato. Un po' peccato per Leoni invece che dovrà di nuovo passare qua sotto, sì, così non si riesce a imprimere tutta la peccato, vedi che poi comunque... Sì. Poi comunque partire sul liscio, sulla parte dual texture della presa non è mai il massimo e qua ora Pietro non si deve innervosire, non gli entra più la coordinazione, no, decide di rinunciare evidentemente. Sì, ma ci sta che... Il primo movimento c'è, alza molto comodamente il piede rispetto a Leoni. Ale. Riparte Francesco invece che non è riuscito a beccare l'aggancio, molto scomodo nella partenza, nel dare spinta, è un po' compresso. Subito alta Elena ora deve trovare una soluzione per tenere quella grande svasa subito prima della zona, prova un aggancio quasi incastro con la punta destra. Statico, non riesco ad immaginarmelo in questo momento come può essere la soluzione di quel movimento. Andrà a fermare la zona. Mentre vediamo un nuovo tentativo da parte di Francesco, che deve limitare un po' l'oscillazione della gamba perché sennò andrebbe a toccare col materasso. Diciamo sì che i tracciatori in questa prima metà di finale sono stati belli intensi come proposte per questi atleti. Intanto Francesco Marchionni riesce al quinto tentativo a risolvere la coordinazione. Adesso deve andare su di sinistra alla rovescia. Ah no, lancia direttamente a entrambe, giusto come ha fatto pure Pietro. Intanto zona per... Brava Elena che riesce per un attimo grazie a... Deve andare verso l'alto, non può continuare a tenerla sotto. Guarda qua che salvataggio che è riuscito a fare Francesco Marchionni. Sì. No, che non riesce a risolvere. Dai, il secondo movimento dinamico qui su questo blocco numero 2 maschile. Incredibile comunque su questa altezza riuscire a proporre tre dinamici. Non va, finisce. Devo mettere non lo so. Vedo bene sul blocco numero viola, ho tentato di agganciare la punta spostando, orientandosi fronte al pannello con le spalle, ma viene a rimanere sempre un po' girato per piegare anche un po' l'arto destro, guardando gli occhi. Vedi come vuole andare a agganciare con la parte interna del piede, invece deve andare con
collo del piede, quello che ci insegnavano a usare per tirare il calcio al pallone. Esatto. Soluzioni anche a ruotare col palmo destro, il volume grigio. Poi uno non malvagio laterale. Vediamo. Questo è il quarto. Slancio. Ah, il adesso porto. Proprio punta, sì, riprova. Questo lo si fa molto in allenamento, quasi osservandosi nei video. Allora Federica. Oh, riesce qua Federica ad allungarsi spingendo anche sul pannello con il piede destro. Vediamo ora cosa tenterà di fare. Proviare la zona. Riparte. Ah, che sta oltre il nastro e quindi l'aggancio a quel punto diventa fondamentale. Mentre Federica Mabboni parte anche lei per uno degli ultimi tentativi. Dovrebbe essere il secondo zero di fila per Johannes Egger. Non è riuscito a fare la zona sul primo blocco. Ultimi 30 secondi. Ehi Fede, anche questa zona in campo femminile vale oro. Eh sì. Addirittura prova ad andare più su Federica, ma non va. E anche lei. Yohi prova a prendersi la zona fino all'ultimo. Non è una cattiva idea. Darci delle emozioni. Vediamo come approccerà la prima coordinazione. Ci dirà tutto questo primo tentativo. Non male, eh? Non male, poco preciso anche lui con l'aggancio di punta del piede destro. Vediamo invece Sara. Devi andare un po' più in alto sulla diagonale sinistra in modo che quell'aggancio serve poi a qualcosa, entra in trazione. Dovrebbe chiudere un po' di più il braccio sinistro, sì. Vediamo Sara invece che cerca l'incastro per valorizzare la presa rovescia. Fino a questo momento vediamo altro tentativo di Luca Boldrini. Ancora Sara su questo primo movimento, andare a spallare, decide forse di voler provare ad anticipare il piede, ma niente. Vediamo a lavorare adesso con il palmo contrario di come abitualmente potremmo immaginare. Un minuto e mezzo e ancora nessuna zona per entrare. Pietro dimostra ancora di aver fatto finora la miglior finale. Tresara Arcozzi qui tiene la rotazione. Un po' di stanchezza qui nell'area, Gian, secondo me. Dici? Per questi atleti, anche sì, non li vedo. Ero un po' spenti. Ah, ma credo che sia un po' la... provati dall'intensità, dici, del blocco. Sì, penso che il blocco, non facendoti esprimere, ti induca in una condizione mentale che non ti aiuti a gasarti o a esprimere il meglio di te. È una cosa su cui bisogna comunque lavorare con questi ragazzi, che devono crederci fino all'ultimo. Ci devono anche nella difficoltà trovare il modo un po' di fomentarsi, sì. Mentre qui progressi per Sara Arcozzi, che prova a 4 secondi dalla fine a tirar fuori la magia per arrivare alla zona. Ma vediamo qui Pietro Vidi prova con un tallone, ma anche in realtà il piede sinistro non era precisissimo qui, non un buon primo tentativo. Mentre Federica Papetti dimostra, già come hai detto tu giustamente Gian, dopo il primo blocco, di avere grande presenza fisica in questa finale. Vediamo adesso. Brava, guarda come si va ad abbassare e riesce ad accoppiare. Bravissima qui, eccezionale Federica Papetti, che adesso cerca di lavorare la superficie del volume dove è montata la zona, ma scivola. Non era per niente messa male. Non mi ero accorto sinceramente. Bravo Pietro, riesce ad andare a fermare l'aggancio. Non mi ero accorto che ci fosse soltanto più un movimento dopo la zona per raggiungere il top per quanto riguarda il blocco femminile. Approccio diverso di double stoppandosi con la presa gialla sotto.
Bene, Federica che riparte. Ah, è Fede. Allora, poteva riposare qualcosina in più qua forse Federica prima di partire. Non lo dico più. Però vabbè, evidentemente andare in palla. Ah, ma ci sono due tacche lassù, non l'avevo visto. Ed ecco che va in piedi qua Federica Pavetti, riesce ad alzare il piede sinistro sulla zona e porta a casa un top pesantissimo di tentativi. Un po' ripensando, forse non è chance di impostare il momento al top. Riesce adesso, dai, con l'aggancio, vediamo se va deciso. No, prova ad andare ancora una volta la rovescia, però questa volta senza esitare. Vediamo ora come imposta il movimento al top. Va a cercare l'oscillazione e poi... E intanto Misha parte. Schermo splittato. Un po' meglio adesso qui Misha Piccorruaz. Chissà se non sarà il terzo giro quello buono. Intanto qua Giulia si muove bene sulla prima parte del blocco, cerca poi di allungarsi e contrastare questa sbandierata per arrivare al volume prima della zona. Bene Giulia, adesso che deve andare decisa alla zona. Bravissima qui. La sente qua, deve cercare un attimino di controllare. Ah, va direttamente su. Sì, ci sono due tacche credo. Ha tenuto, ha preso quella più bassa di sinistra. Non è male come idea, eh? Brava Giulia. Bravissima, adesso deve... Non è finita. Esatto, vediamo se anche lei alza il piede sulla zona. No, fa top da sotto. Flescione. Bellissimo. Top al primo tentativo che riporta in corsa Giulia Medici. Per le posizioni che contano. E quindi adesso 2 minuti e 15 tutti insieme a... Dai adesso. Oh, ok, molto meglio l'aggancio, tenuto un pelo più basso, passeggia un attimino sul volume. Carica il lancio, Misha Piccorruaz, e arriva la mano. È riuscito comunque a sfruttare. Bravo qui l'aggancio. Allora Misha, devi spingere un po' di più con quel piede destro. Ah, ginocchio destro nel momento della spinta si è un po' Federica Maboni. Boni con una zona sull'uno. Leoni Hoff cale per doppia palmata sui due presoni che sembrano due uova occhio di bue neri. Bene Leoni che parte bella decisa. Peccato invece per il tentativo di Pietro che perde un po' l'equilibrio e si ritrova sul materasso di nuovo. Ale Leoni, bravissimo a girare il palmo. Se riuscisse a alzarsi il piede a destra, dove ha la mano appunto, riuscirebbe lì a sfruttare un po' l'opposizione dei due arti inferiori per andare in piedi. Ma bravissima qua a girarsi, ed eccolo che alza il piede sinistro. Riesce a raggiungere a questo punto la zona. Bravissima Leoni che non molla mai, quello no. Veramente è da sottolineare di Leoni Hofer che non molla mai. Ed è una dote importantissima. Cosa ha fatto Pietro? Non so se lo siete visti, sembrava stesse cadendo. Intanto invece si è andato a goderci l'ultimo movimento. Ale Leoni 1-2. Oh, no, peccato. Cosa è successo che è rimasta subito? Probabilmente troppo poca spinta. Peccato, è rimasta molto a destra col corpo qui Leoni, quando sembrava quasi bastare veramente un rapido cambio piede. Bravissimo Pietro che non penso abbia affrontato il blocco come avrebbero voluto i tracciatori, ma è riuscito comunque a trovare la sua strada, sì. Diciamo, guarda che adesso va a guadagnare un po'. Ah, Leoni. Comunque primo movimento durissimo da parte di... Bravo Pietro che si butta su come un gatto. Qua deve riuscire ad andare a caricare il piede liscio. Ah, peccato.
blocchi, dai, blocchi che ti tengono tanto tempo in parete, sì, su 4 minuti non ti consentono di fare tantissimi tentativi. No, non ti concedono nulla, nel senso non è che è passato un singolo, poi quello dopo magari ti accompagna al top. Il bello di questi blocchi è che sono costanti e quindi bisogna rimanere sul pezzo per tutta l'esecuzione del blocco. Come adesso per Leoni, che deve caricare un po'. Brava. Così, 1, 2, 3. Molto, no, meglio. Ottimo giro, secondo te? Secondo me sì. Mi è sembrato di sentire il beep del minuto circa 30 secondi fa. È molto difficile questo primo movimento. Ale, Leoni, siamo tutti con te. Peccato. Ancora un giro. Dai, Leoni. Solo per noi. Intanto Pietro prova di nuovo la magia. Che erano 10 secondi. Ne facciamo ancora uno, dai. Ale, Leoni. Vabbè, il terzo blocco tanto. Numero 3. Deruvida della presa destra, mentre la sinistra era messa bene. Vedi che non va a utilizzare bene il volume destro. Intanto Francesco cerca di andare a sfruttare l'appoggio. Bene così. Andare un pelo più alta probabilmente. Blocco numero 3 maschile, che comunque anche qui non ti regala nulla, Chan. No. Alele. No. Sicuramente aggiunge una difficoltà in più, mentre intanto Francesco Marchionni cerca di stare sulle uova. Creano una situazione dove puoi addirittura lasciare le mani. Ripetutamente a farlo. Poi è normalissimo, data anche l'esperienza di Elena, che affronti così. Brava qui. Riesce. Grande mobilità, poi alza subito il piede destro alto. Sì. Adesso devi riuscire a ruotare, esatto, un po' per riuscire a mettere anche il sinistro. Torna giù, forse vuole girare prima il polso sinistro. Se riesce un attimino. Sì, dovrebbe forse porlo esterno in modo tale da guadagnare qualche centimetro. Dovrebbe anche. Brava qua. Intanto non trova la soluzione per arrivare alla zona Francesco Marchionni. Mamma mia. Riparte subito Elena. Forse, esatto, salire prima col sinistro. Deve solo girare quel polso. Peccato. Mamma mia, gioca il jolly. Riparte la mano, ma era arrivato già al piede a tenerla in sede. Dovrebbe provare magari a usare il ginocchio un attimo. E invece no. Eccola, riesce ora a girare la mano. No! È ancora su, incredibile. Cosa ha tenuto il qui Elena Brunetti? Di Elena Brunetti. Dai adesso, devi crederci. Ad Elena. Johannes parte, cioè parte e prova ad andare subito in piedi, esatto. Johannes, lo posso fare? Decide di arcuare fortissimo il piedino. Johannes, difficile da leggere un po', quello 3 maschile, sì, con molte proposte, tanto di sensibilità sugli arti inferiori anche qui. Federica intanto di salire con le spalle, ma buttare proprio dentro il bacino all'interno dei due volumi grigi. E Yoki sembra avere un attimo sentito il primo movimento. Guarda come dai Fede a salire in tempo per andare poi in spinta. Sembra però che rimane comunque molto bassa Federica in quella circostanza. Un po' sì. Poi Johannes Egger di questo primo movimento. Guarda qua Federica che è andata a chiudere la sequenza. Chissà se il prossimo tentativo non guadagni qualcosina. Intanto qui Johannes Egger, eccolo. Sembra quasi, non si deve forse far ingolosire nell'andare alla zona da lì. Deve cercare di andare col palmo sinistro sul secondo.
riparte Federica. No, vicino, gara abbastanza dura fino a questo momento. Eccolo, c'è pochissimo tempo. Di certo non il top, ma la zona adesso diventa l'unico obiettivo per Federica Maboni su questo blocco numero 3. Ed eccola qua. Poi prova poi ad andare avanti. Non ci voglio credere. Non ci vogliamo credere. Aveva fatto top. Peccato che il tempo era scaduto. Peccato. Peccato. Vediamo Luca Boldrini, Sara Arcozzi. Ah, bravo Luca Boldrini, ottima iniziativa qui nell'accucciarsi per provare a rimanere basso, però non va, mentre qui Sara un pelo più dinamico forse verso sinistra per riuscire a... bravo, sta basso, è Luke. Si distende un attimino. Cosa sta cercando di utilizzare lì, Luca? Qualcosa sulla struttura? No, ha usato un attimino un piedino. Buono così per Luca, eh. Deve stare attento ora però, perché croce, andando a distendersi poi non rischia di non muoversi più. No, infatti deve andare giù se riesce. Bravo, esatto, e cambiare piede. Incrocia qua addirittura. Anche, Luca. Che paura che il bacino gli esca troppo. Sì. Deve cercare di cambiare piede, esatto, così, sì, bravissimo, sì, Luca, sì. Boldrini. E ora qua deve gestire bene questo tentativo, perché ripetere tutta questa sequenza poi diventerà molto complicata dopo. Corregge bene il piede de zona per bravissimo Luca. Una zona fondamentale qui per... Qua deve andare deciso a prendere l'altra presa, a schiacciare con la zona. E invece ci arriva. Invece arriva grande. Esatto, sta arrivo così. E ora scopriamo insieme per la prima volta quest'altra parte. Piano 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 chiude con... Peccato che lì è mancata la mano destra sulla superficie buona del volume. Intanto è passata Sara, bravissima, ce la siamo un attimo persa. Eravamo troppo concentrati su Luca Boldrini. Intanto che ci ha fatto scoprire il blocco dei maschi. Sara Arcozzi sta cercando di capire quella è la giusta sequenza. Un po' in slow mo, diciamo, questa azione. Sta controllando, diciamo, cercando un po' tutta la sequenza. Sara sta cercando di alzare l'appoggio sinistro, mentre riparte un altro tentativo Luca Boldrini. Riesce qui Sara Arcozzi ad andare in piedi verso la zona. Eccola qui. Adesso vediamo come se la caverà nell'ultima metà del blocco. Mancano 30 secondi, mancano 20 secondi. Adesso deve andare decisa qua su questo cambio piede. Al volo, 1-2, prova a incrociare, non va. Dai Luke. E niente, Sara Arcozzi torna in area di isolamento, mentre Luca... No, peccato. Compressa sicuramente Federica in questo... Vuole momento. Andarci statica? Sembrava... Dall'approccio sembrava, comunque lì è molto compressa, sia sì, per quanto riguarda la spinta che... Intanto guarda Pietro qui che è riuscito, bravissimo, subito a, sì, risolvere la parte bassa di questo blocco numero 3. Deve andare molto più alta Fede se vuole riuscire a tricipitare al meglio. Pietro sta cercando di fare spazio, bravissimo, con un'azione abbastanza rapida è riuscito a fare questo cambio da mano a piede al volo e si prende la zona. Guarda Fede che tenta l'approccio non dinamico ma statico e adesso deve entrare in... Bellissimo, ma gestisce al meglio. Mi ha fatto scendere Pietro perché secondo me con le spalle è andato ad appoggiarsi sulla porzione di parete interdetta dal nastro nero. Qua Fede prova ad aprirsi dal lato più lungo sfruttando la sua altezza. Si prende bene
Si prende la zona qua Federica, adesso ha tutto il tempo per studiarsi la progressione verso sinistra. Ale Fede. No, peccato. Si può fare, si può troppo fare. Fuori c'è, col c'è corpo tutto, c'è tutto il tempo C'è tutto il tempo, ha capito adesso come partire, non è più diciamo aleatorio. Allora studio forte per il più nelle casse, perché si sta studiando per andare a mettere delle ipoteche sulle... Guarda come cambia il volo, piede mano, mette un attimo la mano in, in spinta, in spalmo. Grandissimo. Federica di nuovo lì. Aha. È che Pietro è proprio largo di spalle, secondo me lì ci struscia quasi senza volerlo sulla parete interdetta dal nastro. Riesce qui ad andare. Che tirata che gli ha dato in questo, momento Pietro. Ah, peccato, poi prova ad andare direttamente alla parete successiva. Mentre sì, qua Federica si deve abbassare ora, sfrutta il tallone, prende magnesite, qualche difficoltà qui, però se non, non usi il piede destro esatto in spinta è difficile lì riuscire a comprimere quel top. Ed eccolo qua, e ha dato? È top? Sì, è top, dice. Giudicato top, adesso concentriamoci sul giro di Pietro Vidi. Cambio mano, cambio piede, mano piede alla vecchia. Durissimo questo momento. Giulia Medici, Misha Piccol-Ruaz. Ultimi due atleti ad affrontare il Bulldog numero 3 per entrambe le categorie. Di capire come andare in piedi sull'appoggio sinistro, adesso ha optato per questo cambio del suo prossimo tentativo. È ancora poca spinta forse sulla verticale per Giulia Medici. Dall'altra Adesso Misha si sta affidando tantissimo all'aggancio esatto del piede destro. Vediamo se riesce a cambiare e rimanere dentro. Sì, sfiora per un attimo quasi il materasso. Adesso qualche problema di mobilità qui per lui, che cerca con la mano di tirarsi su il piede. Molto scomoda questa posizione. Sì, per Misha che riesce. Bravissimo però il piede. Però ancora il piede è solo in spalmo, non è sull'appoggio. Oh, riesce ad arrivarci adesso. Qua è proprio ascoltare il proprio corpo e capire come mettersi per andare a migliorare tutta l'esecuzione. No, peccato qua. Sì, sì, ne è venuta di gente anche soltanto per vedersi la finale. Riparte Giulia, è andata vicina a fermarsi l'ultimo giro, la tricipitata qua è entrata un attimo in rotazione. Cato cambia completamente metodo Misha, cambiando prima il piede. Si deve stare attento a non andare a appoggiarsi al volume al bordo. Non va, peccato. Giulia invece spinge tanto e non prova neanche un approccio magari un po' più statico come quello provato da Federica. Riesce ora, ma c'è veramente poco tempo. Anche qui potremmo vedere quasi un replay di quello che ha fatto Federica Maboni. Guarda come va in laterale e cambia il piede. 10 secondi, potrebbe esserci tempo. Da uno sguardo al cronometro Giulia riesce a fare la coordinazione. 3 secondi al termine, deve abbassarsi qua Giulia Medici. E riesce, vediamo se gli viene convalidato. No, ma era fuori tempo. No, niente. Purtroppo hanno detto che guarderà Medici. Allora, al momento, senza il top, Giulia è seconda.
campo maschile. E basterebbe che ci basta un top in un top di, esatto, di chiunque. Parte a questo punto Pietro Biagini, che con un top si laurerebbe vincitore di questa prima prova. Sì, benissimo il primo movimento. A schiacciare fortissimo col petto. Blocco molto fisico questo qua. Metterà a dura prova i maschi. Invece placca per le ragazze. Guarda Leoni come va a sfruttare un po'. Qua deve buttarsi. Sì. Puff. Ed eccola qui. Tenace, eh. Sì. Ed eccola sta qua ragazza. La zona. Zona flash da parte di Leoni Hofer, che si tiene su col ginocchio sinistro. Ah, infatti stavo guardando, non c'è un appoggio lì. No, no, era appoggiata col ginocchio. Ok. Non era un'impressione, allora. No. Riparte Pietro Biagini, bello solido sul primo movimento. No, peccato, Leoni è caduta. In cassa di ginocchio di Pietro Biagini sinistro, qua deve andare a spallare. L'ha presa subito sotto la zona. Bruttissima quella. I sentimenti. Già solo arrivare alla zona. Già arrivare alla zona, sì. Leoni Hofer. Riparte. Ale Leoni. Si sente gridare dalla folla. Attualmente terza perché non ha top. Ale Leoni. Sì, così. Quel piede magari fosse un piede un attimino più esterno, il piede destro, non sarebbe male. Ah, sì, bravissima qua Leoni. Adesso però non è finita qui, perché deve ancora andare più verso destra. Leoni Hofer a sfruttare l'appoggio. Qua deve riuscire a buttarsi a destra col corpo. Dai Leoni, eccolo. Dai Leoni, credici, credici. Bravissima Leoni. Non è ancora, finita, non è ancora finita. Bisogna accoppiarlo il top. È dura perché non riesce ad alzare il sinistro così piede, alto. Deve cambiare piede. E il destro comunque... No! È difficilissimo da cambiare, peccato. Per un ultimo tentativo, riparte immediatamente qua Leoni. Veramente cattivi qua i tracciatori in questo loro posto. Un po' gli atleti, forse anche un po' a dire guardate che poi quando andiamo in ambito internazionale le intensità sono queste. A lei Pietro. Sì. Veramente... sta provando ad andare a agganciare un po' la qualsiasi pur di rimanere sul pannello. Bravissimo comunque nel cercare di trovare un'alternativa. No. Peccato, non va. Un po' mano aperta che non ti dà Brunetti. Cambia approccio Elena. Francesco decide di non andare a sfruttare, quindi non riesce a fermare il primo movimento. Tanta solidità per Pietro in questa gara. Prestazione, attualmente è leader della classifica con 4 zone, è l'unico ad essere riuscito a fare almeno metà de... Ah, hai ragione, su questo no. Per arrivare a quella zona che in effetti per me poteva benissimo essere zona... Ultimo piede sul materasso. Per poi eccola a caricare, eccola la prima partenza valida per Elena Brunetti, che riesce all'ennesima rincorsa. Ottavo. Intanto qui Francesco Marchioni è come se non leggesse proprio quella che poi c'è una presa, mi sembra, a rovescia. Sì, sì, è quasi inesistente, però ti aiuta a fermare un attimo il movimento. Che mi verrebbe da dire, pensi, perché mai l'avranno messa lì? È solo magnesata. Proviamo ad utilizzarla. Non è un piede perché non c'è un segno nero vicino. No.
hai sentito comunque che il tuo avversario è passato, perché oh, eccolo finalmente, giustamente a 30 secondi dalla fine. Intanto Elena, vediamo che qui potrebbe veramente fare un colpaccio Elena Brunetti. Eccolo, bilanciamento interno. Garista qual è, si è resa subito conto che quel top sarebbe stato forse vabbè, poi non, bisogna vedere cosa fa, cosa fanno le altre, però sicuramente con un top rischiava di salire sul podio. Vediamo Federica che invece riesce a partire subito sul blocco femminile, mentre un po' più di difficoltà per Johannes Hegger, che al momento ha raccolto zero zone. Pensavamo che fosse il blocco numero uno quello un po' più duro d'ingresso. Mi ricordo, Gianni, che tu hai detto, in verità me l'avano dato come blocco facile, ma non volevo dirlo perché ho detto se dico già che questo è il blocco facile, figurati come sono gli altri. Esatto. Vediamo voi che ci state seguendo da casa cosa ne pensate. Ricordiamo per chi si stesse collegando all'ultimo, intercettando qui questa diretta, che è stata una pioggia di top, che siamo agli sgoccioli di questa finale della prima prova di Coppa Italia Boulder, la prima di tre prove solo per la specialità senza corde ma con i materassi paracadute. Poi ci saranno quattro gare speed, tre gare lead per un'intensa stagione, anche il paraclimbing, quattro campioni italiani, tre Coppe Europa, tantissimi eventi fino ad ottobre. Il bilanciamento interno, Paolo Morandi, è bello quando un campione del mondo che si sta preparando con tutto se stesso per la prima Olimpiade solo della speed, possiamo dirlo, è vero, primo atleta qualificato per l'arrampicata sportiva con un'unica medaglia in una sua specialità per la speed. Quindi un grosso in bocca al lupo a Matteo Zurloni, ma soprattutto un grosso in bocca al lupo a Ludovico Fossali, Alessandro Bolos, Gianluca Zodda, Beatrice Colli e Giulia Randi, che avranno chance di più atleti azzurri insieme a Matteo. Ancora difficoltà Fede questi ultimi tentativi, mentre Johannes Hegger sta cercando di... Per fare un bilancio, Gian, dai, di team di tracciatori che hanno dato vita veramente di intensità. Condivido appieno quello che dici, Marco, e servono sicuramente gare come queste, servono anche gare con blocchi un po' più facili. Io credo che ci si debba un po' adattare a quello che si trova in gara, poi magari a quelli di qualifica finale, ma già la semifinale si avvicinava un po' a un'intensità, quindi ci sono anche intensi, quindi se non lo scali, se credo anche che c'è qualche atleta che non si è espresso al meglio in semifinale e che potrebbe aver avuto più chance a livello soprattutto condizionale in questa finale. Sì, Luca che si avvicina sfruttando le sue grandi leve. Con il boulder, se non sbaglio, viola. Molto meglio in questo. Riparte Luca. Bene, fissa il primo movimento Luca, quello deciso in casto di ginocchio. Vediamo se riesce ad andare di spalla. Si siede. Dai, dai. Ah, che bel giro che gli ha dato. Il migliore finora su questo blocco insieme a Pietro Biaggini. Con la rincorsa. Partito Pietro, niente. Forse ancora Miscia può con la zona in poco. Tanto Federica riesce a partire, deve fare però il quarto punto. Sì, adesso deve incrociare il piede destro se vuole avere una partenza valida. Forse si è complicata un po' la vita in questo frangente.
in realtà fino a che tocca solo le prese di start può fare quello che vuole. Beh, giusto, e questo partire e partita. Momento il tentativo è considerato valido e adesso se riesce ad andare ad atterrare sul grosso volume viola a destra e prendersi la zona si porterebbe a casa una medaglia del valore più pregiato. Vediamo. Guarda come sta andando ad arcuare qualsiasi cosa si può arcuare con le dita sul volume grigio. Dovrebbe però prima fare il cambio a piede. Sì. E ci sta riuscendo e tiene. Ah, non va. Pietro Vidi a lottare con questo primo movimento alle pie. Dai duro, quasi. Conferma Roby. Non riesce a fissare. Sì, adesso tutta complicata metodo per fare la partenza. Guarda come va a sfruttare i buchi della vite. Sì, Fede, dai. Partita. Sarebbe quasi più utile andare a carico di quello basso. Sì. No. Quando ce ne vogliono 40 per asciugarla. E forse ultimo tentativo qui per Federica Babetti. No, forse mi sa proprio. Per arrivare alla zona. Attenzione perché si fa la magia. 3, 2, 1 e non c'è più tempo per Federica Babetti che adesso era. Come se la caverà? Bravo Miscia, ottima partenza. Molto carico. Anche lui, guarda come sfrutta l'incastro del ginocchio sinistro. E qua ci mette anche tanta esperienza. La Giulia o deve fare... Le basta fare top entro... No, forse mi sono perso un attimo a guardare la classifica. Stoppa! Due mani il volume. Partita. Va saggiamente a caricare il piede più basso per agevolare il cambio piede. E qua... saggio Giulia. Ale. E così si trova subito lo spazio necessario per mettere il sinistro in alto e si va a prendere la zona qui adesso Giulia Medici, mentre Miscia Piccorruaz prova un altro vicino, tentativo. Bravissimo, ma... sì. Durissimo blocco numero 4. Ma vediamo qui Giulia se riesce a traslare verso destra. Che... bravissima Giulia. Giulia, tempo ce n'è. Adesso Giulia Medici deve riuscire a portare tutto il corpo verso destra e valorizzare la presa subito prima del top. Ok, deve adesso portare il bacino a destra per poi andare al top. Cambio piede o bilanciamento interno? Qui sembra di rivedere di nuovo la fotocopia di Leonie Hofer. Quanto è stata saggia. Invece Elena Brunetti con quel bilanciamento interno. In difficoltà Giulia in questo momento. A 30 secondi. Non può che farlo adesso. Quindi prova un cambio piede. Peccato per Giulia Medici che non riesce per niente a arrivare al riprova, 20 secondi dalla fine, Giulia Medici. 10 secondi. E a questo punto direi, Gian, che Federica Papetti con due top e tre zone si impone su tutte le sue avversarie. Seconda Giulia Medici, terza Leonie Hofer. Abbiamo Pietro Biagini che con tre zone conquista la medaglia d'oro davanti a Pietro Vidi e Miscia Piccorruaz, due zone per entrambi.